Yellow is the color of my true love's hair in the morning. Del colore è qualcosa di molto interessante, cioè per pratica tutte le volte che si fa un laboratorio di questo tipo le persone dopo qualche giorno iniziano a sentire gli effetti di questo lavoro sul colore, perché l'acquarello si basa sull'uso dell'acqua, il nome dell'acquarello è la spugnetta. Allora, noi abbiamo il supporto della tavoletta, mettere il foglio bianco. Il foglio deve essere bagnato, non proprio importante. Deve essere bagnato, vedendo la grammatura del cartoncino, si vede la quantità d'acqua, affinché rimanga bagnato per tutta la pitturazione. Come l'affresco. Esatto. L'acqua deve essere... Quindi, abbiamo... Prima, già questa esperienza di bagnare il foglio e questo contatto con l'acqua dice Goethe che è il contatto con la luce. Non cerchiamo a spiegare perché. Cosa accade? Noi andiamo col colore sul foglio bagnato, quindi il colore scivola nell'acqua, si inizia a distendere. Per ogni colore abbiamo delle linee forza, ossia un movimento insito nel colore. Quindi col pennello seguiamo questo tipo di movimento. E quindi facciamo dentro di noi l'esperienza. Poi ci concentriamo se è lato ruvido. Cercherà di trasferire sul quadro.
Lo stesso Michelangelo, ora siamo in un ampio aspetto della massa, no? Della materia come massa proprio, la pietra, dice lo scultore non aggiunge nulla alla pietra, toglie. Dice, quindi l'arte è togliere quello che è più, perché l'opera è già presente nell'opera. Allo stesso modo, questo colore che noi andiamo a cercare di tirare fuori componendolo in modo naturale o in modo chimico che sia, e quindi esce da un tubetto ed entra nella ciotolina, e poi lo andiamo, questo colore in realtà è dentro di noi, cioè noi lo proiettiamo all'esterno. E quindi quando noi contattiamo interiormente il colore, dopo c'è molto più facile entrarci in risonanza, perché la risonanza certe volte accade così, improvvisamente, senza che ce ne rendiamo conto. Ma se noi questa operazione della risonanza la facciamo con volontà, avremo un lavoro molto più ricco, nel senso che apriamo le porte della percezione, come dicevo William Blake, e quindi entriamo in contatto, tra virgolette, con lo spirito del colore, cioè con quell'aspetto edeico che è già presente dentro di noi, proprio l'uso filosofo romano dice noi possiamo vedere il sole perché il sole è già presente nel nostro occhio, non l'occhio fisico ovviamente. Quindi possiamo fare insieme questa esperienza del colore. Se credo che fa piacere fare una, no? Quasi con persone di tutte le età che non sono nel campo dell'arte di una professione. Allora, il colore giallo, vedete? C'ha un movimento che parte dal centro e si muove come una spirale. Si muove come una spirale o si irradia. Quindi, quello che noi dobbiamo sperimentare stasera è bagnare il foglio e iniziare a mettere il giallo. Allora, il colore va prima, no, lo sa, sciolto con un po' d'acqua, il foglio è bagnato, vedete tutti la spugnetta, sì, quindi bagnate bene la spugnetta e bagnate il foglio. Allora, partiamo dal centro del foglio, poi. Il foglio potete mettere in verticale o in orizzontale, seguite il vostro senso. Però l'importante è che poi partiamo dal centro a mettere il colore e a espandere. Sì, deve essere bagnato, se no si asciuga subito. Cioè si dà la tavoletta perché il foglio deve venire bagnato sulla tavoletta. Non abbiate paura di, cioè basta che non lo incorporate, bagnatelo di bambino. Non mi segno, sai qui l'energia. Thank you.
Esce fuori Non è che